Carica insufficiente, fermi il veicolo in modo sicuro. Buongiorno a tutti, cari amici di Tronauti. Oggi per la prova dei 1000 km siamo in autostrada, sono le 4 e mezza di mattina e siamo in presenza della MG4 Standard. Al momento siamo in ricarica, siamo al 99%, quindi è quasi ora di partire. Oggi sono con Ginger, dopo ci spiegherà perché questa è proprio la sua auto e mi raccomando lasciateci un like. E anzi, già che ci siete dovreste condividere questo video, magari farlo vedere a qualcuno che pensa che non sia possibile andare ad utilizzare un'auto elettrica di questo genere per fare un viaggio lungo 1000 km. Alla prima stazione di ricarica, ragazzi, mancano circa 10 km. Siamo al 3% di batteria e fino ad ora abbiamo percorso 188,6 km ad una velocità media di 130 km orari per la prima parte, e negli ultimi 22 abbiamo dovuto diminuire la velocità perché altrimenti non ci saremmo arrivati. Purtroppo il fatto che non ci sia una stazione di ricarica, anzi in realtà sulla A4 ce ne sia praticamente solo una dopo Brescia, non ci siamo fidati ovviamente ad andare oltre allo 0%. Abbiamo l'1% di batteria. Abbiamo utilizzato fino ad ora 44 kWh di batteria. Per arrivare a 50,8 abbiamo ancora tecnicamente 5 kWh di agio. In questi 5 kWh di agio dovremmo riuscire almeno a fare 5 km. L'auto ci indica in questo momento 0% di batteria, carica insufficiente, fermi il veicolo in modo sicuro. E non ci dà assolutamente più una indicazione di quanti chilometri possiamo andare a fare. Tra 2 chilometri siamo arrivati. Ragazzi, non è mai capitato prima d'ora nelle 1000 chilometri. Come sempre, ragazzi, carichiamo con la nostra Plenitude più B-Charge il nostro abbonamento B-Electric 500 e via. E siamo già pronti per andare a bere qualcosa. Ma prima vediamo come va la ricarica. Ovviamente poi noi possiamo sempre seguire tutto anche da applicazione. Siamo partiti, 37 secondi, tensione di carica 333 volt e vediamo che sale. Sta salendo molto lentamente, eh? Più o meno siamo stabili sugli 83. Più o meno, vedete che sta salendo piano piano, dovrebbe arrivare fino ad 88, però io non aspetterei, andrei a mangiare una brioche subito, tanto seguiamo tutto attraverso l'app. 82%, vedete, in questo momento stiamo ricaricando a 25,1 kW di potenza e non ha senso, ragazzi, continuare a ricaricare perché la potenza è veramente molto molto bassa. Quindi ripartiamo, andiamo alla prossima stazione. Esternamente ci sono 21 gradi centigradi, internamente ancora non abbiamo acceso il riscaldamento e neanche il condizionatore d'aria, ogni tanto gli diamo un colpetto per disappannare il vetro, ma per il resto siamo a posto. 3 km ci fermiamo, ricarichiamo di nuovo, ancora fino al 70-80%. Ok, CCS. Ah. Allora, potrebbero fare il cavo un po' più comodo magari, eh? Reto X. Opla. Bene, allora, sono passati 23 minuti e abbiamo caricato 23 kWh. Come prima, come la scorsa ricarica, circa 1 kWh al minuto. Corrisponde circa al 47% di batteria, adesso siamo al 74% e stacchiamo. La prossima stazione dovrebbe essere a circa 83 km. Siamo al 38%, abbiamo tra un chilometro la colonnina. Ci fermiamo a Darda Est, facciamo un rapidissimo rabbocco e ripartiamo per arrivare fino a Brescia. Ok, ok, verifichen Karten, CCS Comben. Cioè, è perché sono abituato con la mia, che in realtà ce l'ha dalla stessa parte. Comunque, la difficoltà di questi cavi è veramente comica. Comica. Almeno non hai il tappo, G. Ah, l'hai tolto il tappo. Ok,
siamo già alla terza volta che ci fermiamo, né? Non è tanto un problema dell'auto in realtà, ma è un problema più che altro delle colonnine, che non sono proprio super compatibili con la nostra autonomia residua. Quello è il problema più che altro. 200 km con un'auto di questo genere non sono male in autostrada, eh? Questa fermata poteva essere anche evitata, però diciamo che saremmo arrivati alla prossima stazione con 30 km residui o meno di autonomia. Quindi, visto che già abbiamo fatto l'esperimento di arrivare allo 0% totale, non aveva senso. Meglio stare più tranquilli e ricaricare qui. Anche perché una persona normale, diciamo che non si ferma allo 0%, ma almeno tiene un buffer di 10 o 20%. Non è una questione di pazzia, ragazzi, ma semplicemente di conoscere il proprio veicolo. Noi facciamo questo genere di video appunto perché vogliamo spiegare a voi come si comportano i vari veicoli, così da poterli conoscere e poter effettivamente arrivare allo 0% senza nessun tipo di ansia. E sulla 4, ragazzi, siamo riusciti a recuperare un pochino di velocità media, perché siamo ai 125 stabili, anche 130. Un'ora e 19 minuti che siamo in auto, 153 km percorsi ad una media molto più bassa di 20,5 kWh ogni 100 km. Ed abbiamo anche acceso il condizionatore, perché la temperatura esterna si gira attorno ora ai 26 gradi, comincia a fare caldo anche in abitacolo. Abbiamo messo il sistema a 22 gradi. Per ora il sistema di ventilazione e di condizionamento ha utilizzato 2 kWh di energia e in totale il nostro viaggio ci ha portato via 122 kWh di batteria in totale. Adesso ci fermiamo tra non molto, siamo a 1000 metri dalla destinazione, quindi arriviamo praticamente a 560 km proprio tra pochissimo. Siamo a 567 in realtà già, e facciamo pausa pranzo e ripartiamo, e nel mentre si ricarica. E tra l'altro, cosa carina che MG4 fa vedere tramite la schermata del consumo di energia con i vari grafici, ultime cariche e così, flusso di energia, vediamo anche che la rigenerativa ci ha dato 3 kWh, quindi se vogliamo possiamo interpretare i 2 kWh utilizzati per aria condizionata e servizi come gratuiti, ricaricati così. Sì, perennemente parcheggio dal lato sbagliato. Ma non fa niente, perché tanto il cavo ci arriva e sono forzuto. Opla! Avete notato la Porsche? Bellina, eh? Bella, mi piace. È wrappata. Non è pitturata, diciamo, verniciata, è wrappata. Quindi, dopo 1 ora e 13 abbiamo ricaricato fino al 100% e adesso ripartiamo. Perché abbiamo scelto di ricaricare al 100%? Beh, prima di tutto perché ci siamo fermati per mangiare a pranzo, bagno, caffè, eccetera eccetera, ci abbiamo messo un po'. Però in effetti, se volevamo arrivare ai 130 km orari alla prima stazione disponibile in autogrill, dovevamo ricaricare per forza al 100%. Un appunto: in questi ultimi 168,5 km, ragazzi, che abbiamo percorso in 1 ora e 20 ad una velocità media di 125 km orari. Perché noto un sensibile miglioramento dei consumi. Infatti ora abbiamo 20,9 kWh ogni 100 km. Probabilmente la temperatura più alta rispetto a quella di stamattina alle 5 quando siamo partiti ha fatto qualcosa. Perché in effetti l'auto sta consumando veramente molto molto meno. Stamattina avevamo consumi che si attestavano sui 25 di media. 25 e 20 è una bella differenza. Infatti probabilmente possiamo anche riuscire ad arrivare alla seconda stazione invece di fermarci alla prima, e ci proviamo. 2%, 6 km rimanenti, e tra esattamente 2500 metri siamo arrivati alla nostra destinazione. Sì, l'auto effettivamente ci dice che abbiamo ancora l'1%, ma in realtà, se andiamo a vedere l'energia consumata, abbiamo ancora circa 5,5 kWh in batteria. Vuol dire che abbiamo circa il 10-15%. E ragazzi, dato che siamo già al 50%, direi di staccare e andare direttamente alla prossima stazione. E da lì poi
ricaricare un pochino di più e andare direttamente a casa. Così, beh, così riusciamo a fare 1000 km e ottimizziamo il tempo al massimo. E ragazzi, stiamo per lasciare proprio in questo momento l'area di servizio dove abbiamo ricaricato fino al 90%. Siamo ad 882,6 km, consumo che si attesta sui 20,7. Sono 11 ore che siamo in giro. Direi che riusciamo con il 90% ad arrivare direttamente a casa. Quindi ci vediamo tra qualche istante. Cari amici elettronauti, siamo arrivati dopo 13 ore e 42 minuti qui dove è cominciato tutto questa mattina alle 5. 13 ore e 42 minuti perché sulla 4 abbiamo trovato un traffico pazzesco a causa di un incidente. Siamo praticamente stati fermi 2 ore. Abbiamo fatto un paio di calcoli e infatti saremmo dovuti arrivare entro 11 ore. Quindi con tutte le fermate che abbiamo fatto più o meno siamo riusciti a tenere un consumo di 20,5 kWh ogni 100 km che non è affatto male. Questa mattina siamo partiti, in realtà i consumi erano sui 25, probabilmente per il freddo come già vi abbiamo detto. Però direi che 200-240 km a 130 con il 100% di batteria non è affatto male. Direi che però comunque la curva di ricarica forse è migliorabile. Il fatto che carichi al massimo ad 88 kW non è proprio il top. Comunque, ragazzi, mi raccomando, guardate qui in alto a destra il QR code. Noi ci vediamo al prossimo video. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Ciao!